benvenuti a questa camminata, anche quest'anno, grazie soprattutto al progetto Gioventù, è stata possibile la realizzazione di questa camminata che ci dà l'opportunità di poter conoscere meglio e condividere i luoghi, diciamo, affascinanti e particolari del nostro meraviglioso paese. Voglio parlarvi di una delle tante attività che il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge nell'ambito dell'ambiente. L'animaletto scelto come simbolo è la formica, che rappresenta la laboriosità del nostro Consiglio, in abbinamento al colore verde, che ricorda il nostro impegno per l'ambiente, all'azzurro, che rammenta il nostro fiume, e al rosso, che richiama la passione che ci mettiamo. Martina Massali, architetto del progetto REMEND, la James Walk, sono delle camminate urbane per la provincia di Mantova. L'unica James Walk è questa di San Benedetto Po per adesso. Si tratta di camminate gratuite aperte a tutti, che sono gestite da volontari. Si tengono ogni anno in questo weekend ricordando la persona di Jane Jacobs, che è una scrittrice e attivista americana che ha approfondito il legame tra i cittadini e la forma degli spazi delle città e soprattutto come le comunità possono intervenire e dare il loro contributo alla forma degli spazi urbani. Il tema di quest'anno è il tema degli spazi d'incontro, gli spazi ricreativi. Buona camminata a tutti! La Sport Week, e siamo arrivati oggi alla settima edizione con tantissime discipline sportive. Il nostro intento era riuscire ad avere una scusa per poter stare insieme 20 ore su 24. Si sono create relazioni, delle amicizie, ti aiuto io, mi aiuti tu, e questo è quello che vorremmo lasciare come messaggio, cioè è il punto di aggregazione per tutti, disponibile a tutti. Sono Antonio Bernardelli, sono l'assessore sport di questo paese e dico qualcosa a proposito delle associazioni sportive e soprattutto delle attività sportive del nostro paese. In questo punto preciso siamo di fianco al palazzetto dello sport e siamo di fianco alla nostra piscina, entrambi appena sistemati causa sisma 2012. Sono posti accoglienti, posti puliti, posti dove si può svolgere benissimo attività sportiva. Attività sportiva che la nostra amministrazione, nel testimone dei miei colleghi assessore e sindaco, punta molto sui giovani e punta quindi molto sullo sport. Lo sport che è, come ha detto il Presidente prima, motivo di aggregazione, motivo di stare insieme, motivo per creare buoni cittadini. San Benedetto, Stato Italia, Regione Lombardia, Provincia Mantova. Altitudine di San Benedetto, 19 metri sul livello del mare in alta marea, 21 metri in bassa marea. Comuni confinanti, Bagnolo San Vito, Borgo, Virgilio, Borgo Virgilio, Moglia, Motteggiana, Pegoniata, Pustello e Sestinese. Non gonfiate le gomme dell'auto in luna calante. Bel tempo, ma ricordatevi che dopo il bel tempo viene sempre il brutto tempo. Se vedi un cerchio fai 30 all'ora, se vedi due cerchi fai 50 all'ora, se vedi tre cerchi fai 70 all'ora, se vedi quattro cerchi hai tamponato un Audi. Abbiamo bisogno di
c'è qualche volontario? Volevo solo comunque ringraziarvi per la presenza, spero che vi piaccia anche questa edizione. E quindi adesso lascio la parola alla nostra bibliotecaria, la dottoressa Anna Luppi, e poi avremo i ragazzi del CCR che ci parleranno un po' delle attività che vengono svolte proprio nella nostra biblioteca. Allora, buongiorno a tutti. Come ha già detto Vanessa, che mi ha rubato la frase, ruberò pochissimo tempo. Che sono sì progetti di promozione alla lettura, ma che prevedono, favoriscono la coesione sociale. E in particolare l'ormai storico gruppo di Nati per Leggere, sono infatti volontari che tutti i sabati mattina leggono ai bambini da 0 a 5 anni. Che cosa si fa in questo gruppo di lettura Sgagna Libri? Beh, forse si può anche capire dal nome, sgagna, masticare, quindi masticare libri. Consiste nel leggere una rivista, un libro, che non sia scolastico, per 20 minuti al giorno. Poi scriviamo i nomi dei libri che abbiamo letto per ogni mese, così inviamo la lista al festival e i libri più letti vengono scelti per la bibliografia dell'evento. Iva, cerchiamo di invogliare la lettura e ci auguriamo di arricchire la nostra biblioteca di classe con nuovi libri. Della messa, magari la facciamo insieme. Oltre all'attività di catechesi, quindi rivolta proprio all'aspetto cristiano, ci piace però affrontare con i bambini l'aspetto proprio di relazione tra di loro. Che si chiamerà Nether Cup, è una gara che utilizza dei mezzi a pedali che hanno delle caratteristiche particolari, che saranno costruiti a forma di animali da cortile, che dovranno avere dei meccanismi, dei sono cosiddetti cinematismi, dei meccanismi divertenti che attraverso la pedalata creino altri movimenti nel mezzo. Le squadre devono costruirsi una macchinina, io non sono riuscito a portarla mia perché ci vuole un camion per portarla, però costruiscono una macchinina e scendono per un percorso in discesa da una collina facendo questa gara, tutti travestiti come dei mica giusti. Cioè, la cosa bellissima di questa iniziativa è che questa qui è riservata solo a maggiorenni ed è vedere, c'è una squadra di carpi, di signori di 60 anni travestiti da topi, su una macchina a pezzi di Hamilton. Numerose adesioni al progetto dell'ASL che prevedeva la nascita di altri gruppi di cammino, però quelli che vanno normalmente e andiamo due volte la settimana per un'oretta facendo proprio l'argine qui dietro alle nostre spalle partendo dalla biblioteca, sì, onestamente secondo me si divertono, cioè ci divertiamo, quindi è un modo per uscire di casa, per stare in mezzo alla gente un'oretta e ripeto, per stare bene come salute fisica ma anche chiamiamola psichica, cioè comunque una stare bene in compagnia, insomma. Rappresento il Chiaro Group Teams Frenati, non so se alcuni di voi ci conoscono,
è un'associazione ciclistica che è a San Benedetto, nata a San Benedetto, che ancora oggi ha le radici qui, ormai da più di 20 anni, parliamo quasi 23 anni ormai. Siamo un'associazione che pratica quasi al 100% la disciplina della mountain bike, una disciplina aperta dai 3 ai 99 anni e più. Qui dietro proprio abbiamo un percorso che ci impegniamo a mantenere tutto l'anno praticabile per chi volesse approcciarsi a questo mondo. Nasce come un social point del progetto Gioventù e nasce in collaborazione con il Comune di San Benedetto Po e la cooperativa Tante Tinte. Nasce come spazio di incontro e formazione per i più giovani, ma anche come spazio di accoglienza per i turisti che vengono in visita al nostro complesso monastico. Il tempo ci ha voluto bene, per cui insomma direi che è andata benissimo. Grazie a tutti di nuovo e buona felicità.